Ciao, vediamo subito 8 trucchi da professionisti per Adobe Illustrator che ti aiuteranno non solo a velocizzare il tuo lavoro, ma anche a renderlo molto molto più efficace. Vediamo subito come. Bene, vediamo subito il primo accorgimento. Selezioniamo un font, digitiamo il nostro testo, dopodiché andiamo a creare una piccola palette colore che potrebbe essere questa con un colore di riempimento e un colore di traccia. Ora andiamo a selezionare il testo, assicuriamoci che sia evidenziato il colore di riempimento principale dalla palette livelli, dopodiché con lo strumento contagocce andiamo a selezionare il colore da associare al testo, assicurandoci di premere contemporaneamente la combinazione di tasti Shift più click del mouse, ed ecco qua, in questo modo io al testo associo solo il colore di riempimento. Oppure, se mi sposto sul colore della traccia e faccio di nuovo Shift più click del mouse, associerò solo il colore della traccia. Se invece vado a fare un click senza premere Shift, associerò sia il colore di riempimento che il colore della traccia. Chiaramente in questo momento i colori vengono mescolati tra loro perché il testo non è tracciato e quindi viene associato contemporaneamente a tutti e due i colori. Tornando indietro con CTRL o COMMA Z, posso appunto ritornare ad associare il colore, per esempio, di riempimento del riquadro soltanto con Shift e click del mouse. In questo modo posso dissociare la scelta e quindi scegliere di associare o il colore di riempimento o il colore di traccia. Vado ora a disegnare un cerchio proporzionale, quindi Shift più click del mouse. Una volta disegnato il cerchio proporzionale, mi sposto qui sul tondino che c'è sulla destra, appare un'iconcina di mezzaluna e questo significa che sono in grado di andare a tagliare in modo dinamico il cerchio in questo modo, ricordando un po' quello che potrebbe essere magari un diagramma torta. La differenza è che posso farlo chiaramente per qualsiasi angolazione, decidendo quindi l'inizio e la fine dell'angolo, dopodiché posso andare anche a ruotare di nuovo il cerchio e modificare ulteriormente le ampiezze degli angoli determinate appunto dal movimento di questi punti di riferimento. Questa funzione potrebbe essere molto utile ad esempio per generare delle forme in modo veloce e automatico. Disegniamo ora una stella, la vado a selezionare appunto dalle figure semplici che si trovano nella palette livelli nella sezione dedicata alle forme. Vado quindi a definire la figura nell'area di lavoro, dopodiché con la freccia in alto o la freccia in basso vado a definire il numero di punti e quindi di punte che compone la figura. In questo caso posso aggiungere e diminuire, ma non al di sotto delle tre punte, che è il numero di punte di partenza, oppure posso andare a diminuire in questo modo. Questo mi permette chiaramente di generare molteplici figure partendo da un unico riferimento in modo facile e veloce. Andiamo ora a disegnare un riquadro, sostanzialmente diviso da questa distanza. Andiamo quindi a definire due linee, una superiore e una inferiore. Diamo a queste linee chiaramente uno spessore, in modo da renderle ben visibili, chiaramente uno spessore di traccia come questo. Ora vado a selezionare lo strumento testo e vado ad inserire una parola all'interno. Questa parola avrà le lettere in maiuscolo, quindi una volta scritta la lettera, vado sul pannello carattere e aggiungo la modalità maiuscolo, come in questo caso. Ora, come potete vedere, il riquadro della parola ha una distanza sopra e sotto vuota. Questo spazio vuoto chiaramente non mi permette un allineamento perfetto all'interno del riquadro, in modo da centrare e allineare la parola esattamente rispetto al margine superiore e inferiore, quindi alle due linee che abbiamo creato, rispettando la distanza tra le due. Quindi che cosa facciamo? In questo caso selezioniamo la parola, apro il pannellino carattere, lo posso fare sia dal pannello dinamico sia dal menu finestra e poi carattere, quindi vado ad aprire il pannellino carattere, mi sposto sul menu in alto a destra, seleziono l'opzione mostra opzione altezza font, dopodiché dal primo campo che sarà visibile vado ad associare l'altezza maiuscole, quindi invece di selezionare casella EM che è un'unità di misura vado ad associare l'altezza delle maiuscole. A quel punto andrò semplicemente ad aumentare le dimensioni dell'altezza in modo da poter avere una proporzione perfetta e quindi a inquadrare, allineare e centrare perfettamente la parola tra le due linee in modo preciso. Quindi rimarranno gli spazi vuoti, ma non saranno determinanti per l'allineamento, che invece sarà fatto seguendo appunto l'altezza delle lettere. Andiamo ora a scrivere la nostra parola, scegliamo naturalmente un font per l'occasione, in questo caso io sto usando il font archivio, dopodiché andiamo a ridimensionare con Shift più click la parola in modo da renderla
più grande in modo proporzionale. Con la parola selezionata vado sul menu oggetto, clicco su espandi e poi ok. Ora, se volessi eliminare alcuni punti di ancoraggio non vitali, quindi che non determinano il cambiamento della forma, ma che potrebbero modificare l'orientamento delle linee, andrò a selezionare lo strumento elimina punti di ancoraggio e invece di andare a eliminare direttamente i punti, come vedete, modificando la forma e l'orientamento, andrò a selezionare il punto di ancoraggio, mi posizionerò sopra il punto di ancoraggio e con il tasto Shift andrò a cancellare i vari punti di ancoraggio e come vedete la forma resta inalterata e le curvature non vengono modificate. Chiaramente questo è un discorso che vale per quanto riguarda le lettere che presentano delle curvature, quindi la O, la R. Posso andare a cancellare punti di ancoraggio non vitali, con la combinazione Shift più clic del mouse mi assicuro che le curvature e l'orientamento delle linee non venga modificato. In questo modo posso assottigliare, quindi diminuire, il numero dei punti di ancoraggio per una gestione migliore dei punti e dei tracciati. Immaginiamo di avere 4 quadrati proporzionati. Selezioniamo il primo quadrato. Come vedete, ogni quadrato al suo interno ci avrà i punti di ancoraggio interni che permettono di modificare il quadrato trasformandolo in una forma diversa. Se vado a selezionare solo uno di questi punti di ancoraggio interni, potrò andare a modificare la forma in questo modo. Oppure se seleziono due punti di ancoraggio interni con Shift, posso generare un'ulteriore forma, oppure facendo un clic all'interno in modo che compaiano i punti di ancoraggio interni, vado a selezionare tre, questi tre magari posso generare una forma del genere, oppure ancora una forma come questa. Insomma, le soluzioni sono molteplici e mi permettono di generare forme diverse in base all'utilizzo che ne devo fare, che potrebbe essere ad esempio un progetto di logo design. Posso invece modificare gli stessi riquadri generando però forme diverse da quelle viste in precedenza. Faccio un clic all'interno del primo riquadro, vado a selezionare per esempio uno dei punti di ancoraggio interni, comincio a muoverlo verso l'interno, dopodiché vado a premere il tasto freccia in basso e come vedete posso generare una forma come questa. Vado a selezionare sempre con Shift i due punti magari di ancoraggio interni che saranno nella parte alta, comincio a spostarli verso in basso premendo la freccia, ecco qua, posso generare una forma come questa. La stessa cosa provando altre soluzioni, comincio a curvarle e poi con la freccia in basso vado a rendere più lineari i lati, eliminando quindi possibili curvature. Ed ecco qua, altre tipologie di forme, grazie alla combinazione clic più freccia in basso. Immaginiamo di avere una forma complessa come questa e di volerla ridimensionare in eccesso o in difetto, quindi verso l'interno, verso l'esterno, in modo però assolutamente proporzionale. Il primo metodo che ci verrebbe comodo usare sarebbe quello più blasonato, cioè utilizzare la funzione ridimensiona. Però che cosa succede ridimensionando? Potremmo avere un effetto del genere, dove la figura ridimensionata internamente non è perfettamente ridimensionata rispetto ad alcune parti della figura originale. Come vedete qui la distanza infatti è più breve, qui la distanza è maggiore, quindi non c'è un ridimensionamento dove la distanza tra tutti quanti i lati della figura rispetto alla figura originale sia uguale. Come poter quindi ridimensionare in modo perfettamente proporzionale una figura complessa come questa? In questo modo, selezioniamo la figura, andiamo sul menu oggetto, poi tracciato, infine scostamento tracciato. A questo punto andiamo a selezionare un valore che potrebbe essere positivo, per esempio più 30 punti, o negativo, quindi col meno, per esempio meno 34 punti. E come vedete, qualunque sia il valore che noi andiamo a definire con lo scostamento del tracciato, la distanza tra tutti i lati della figura interna rispetto a tutti i lati della figura esterna è assolutamente sempre uguale. Questo mi permette appunto non solo di generare un ridimensionamento perfetto tra le due figure complesse, ma di generare anche ulteriori forme complesse partendo da una forma originale. Ma quando si parla di migliorare il proprio flusso di lavoro su Adobe Illustrator, i suggerimenti non bastano mai. Ecco perché voglio mostrarti un video che ho realizzato dove ti indico 6 grandi segreti che devi assolutamente conoscere per ottimizzare il flusso di lavoro, renderlo molto più veloce e mettere il turbo alle tue grafiche. Ciao, grazie e alla prossima!